Benvenuti ad una nuova puntata di Jeans in Italia. I ciclocomputer negli anni si sono evoluti tantissimo. I primi modelli erano piccolini, misuravano la velocità, davano i chilometri e qualche altra informazione. Avevano anche il filo che andava sul sensore, sulla forcella, collegato al magnete, misurava la velocità. Insomma, sono evoluti tantissimo perché oggi misurano qualsiasi cosa, si possono collegare misuratori di potenza, fasce card, insomma, è stata una grande evoluzione. La stessa cosa però è successa anche per gli smartphone. Prima si chiamavano telefonini, poi hanno cambiato nome, adesso hanno la potenza di calcolo di un computer di inizio secolo e possono fare tantissime cose. In questa puntata cercheremo di vedere i pro e i contro di ogni soluzione per vedere quella che va meglio al caso vostro. Partiamo parlando della facilità di utilizzo. Ora, i primi telefonini erano davvero complicati da utilizzare. Arrivavano con un libretto di istruzioni davvero alto e oggi praticamente non arriva nemmeno più il libretto di istruzioni, si impara tutto usandolo. Essendo smart, essendo touchscreen con schermi molto grandi, si può tranquillamente imparare utilizzandolo. Con il ciclocomputer c'è stata anche in questo caso un'evoluzione, ma non così grande come per gli smartphone, secondo me. Alcune funzioni sono ancora un pochino complicate, non tutti i ciclocomputer sono touch, quindi bisogna capire i tasti che cosa fanno, a volte vanno premuti per più secondi per attivare alcune impostazioni, però diciamo che anche nel caso dei ciclocomputer tutto è diventato molto più semplice. Però se dovessi scegliere uno dei due come facilità di utilizzo, non c'è dubbio che i smartphone, anche per lo schermo molto grande e il fatto che siano touch, siano molto più semplici da usare. Per quanto riguarda l'allenamento, i ciclocomputer nascono proprio per questo. Si possono vedere tantissimi parametri, si possono collegare a qualsiasi cosa, si possono impostare i parametri desiderati, scegliendo le pagine, scegliendo cosa visualizzare in ogni momento, si possono fare i lap, insomma, sono strumenti ideali per allenarsi. Però anche gli smartphone, soprattutto se si comprano delle app a pagamento che permettono di gestire appunto tutti i parametri di allenamento, possono essere validissimi, soprattutto se all'interno dello smartphone è integrata un'antenna di ricezione Ant Plus, che è il sistema più utilizzato per collegare misuratori di potenza, fasce cardio, rulli e così via. Ovvio, alcuni di questi sistemi funzionano col Bluetooth, quindi ovviamente si possono collegare in automatico, però alcuni funzionano solo con Ant Plus, quindi se il telefono è munito di ricezione Ant Plus è un vantaggio ancora superiore. Negli ultimi anni i ciclocomputer più evoluti permettono anche di navigare utilizzando il GPS. Si possono scaricare le mappe e installarle sul ciclocomputer, che di fatto funziona come un GPS che va sopra la mappa e ci guida. Possiamo impostare i percorsi, i modelli più evoluti permettono anche di ricalcolare il percorso mentre si è in bicicletta, insomma si può tranquillamente navigare. Però per quanto riguarda la navigazione, gli smartphone insomma hanno grossi vantaggi. Innanzitutto tutti gli smartphone hanno accesso ai dati, a internet, quindi possono calcolare la posizione in modo molto preciso e ricalcolare il percorso velocemente. Alcuni ciclocomputer hanno questa possibilità, sia avendo direttamente dentro la SIM, ossia collegandoli con il telefono, però la cosa non è così funzionale come su uno smartphone che è creato apposta per funzionare con i dati essenzialmente. C'è da dire che il GPS del ciclocomputer è più accurato rispetto a quello degli smartphone, funziona veramente bene, una precisione migliore. Però gli smartphone hanno Google Maps, ad esempio, che permette ovviamente di ricalcolare i percorsi, di vedere il traffico, se può interessare. C'è anche la nuova funzione per biciclette, che evita le autostrade e magari evita anche le salite di troppo. Quindi, tra i due, sicuramente meglio lo smartphone, anche per la facilità di lettura, visto lo schermo più grande. Veniamo ora a un punto dolente per gli smartphone, la durata della batteria. Questa è una problematica che interessa i smartphone di ultima generazione, al di là del discorso bicicletta. Il ciclocomputer sicuramente ha una batteria che dura molto di più, ad esempio questo Huawei Roam ha una batteria dichiarata che dura 17 ore in attività, quindi con tutto collegato, andando con lo schermo acceso. Gli smartphone non riescono ad arrivare a queste durate. Si può migliorare un pochino installando delle app che bloccano tutto quello che non si sta utilizzando, quindi migliorando la durata della batteria. Ci sono poi dei battery pack che funzionano come cover del telefono, che possono prolungare la durata della batteria, però diciamo che esaurire la batteria del telefono è peggio che esaurire la batteria del ciclocomputer, perché poi col telefono dobbiamo anche ricevere delle telefonate, mandare messaggi, insomma è uno strumento che non serve solo per pedalare. Rimanere senza batteria può essere spesso un problema. Un'altra cosa da considerare sono le distrazioni che può dare uno smartphone rispetto a un ciclocomputer. Anche se mettiamo un'app che blocca tutto, ci potrebbe venire sempre la voglia magari di guardare Instagram o Facebook intanto che siamo in bicicletta. E questo ovviamente è vietato in macchina, ma è vietato anche in bicicletta, una cosa che distrae e può provocare incidenti.
I ciclocomputer di default non distraggono, si possono però collegare allo smartphone e quindi decidere di vedere le notifiche, come le chiamate, i messaggi. Telefoni invece, se non mettiamo in modalità aereo, per quel caso perdiamo i dati, o non attiviamo un'app che blocchi tutto, continueremo. Alan, sto registrando! Appunto, verremo distratti. Veniamo ora al punto che contraddistingue a favore maggiormente i ciclocomputer: la resistenza, sia agli agenti atmosferici, sia ai riflessi, sia agli urti, insomma, sono dispositivi nati per stare all'aria aperta. Non temono l'acqua, può tranquillamente usare un ciclocomputer sotto l'acqua, per il telefono dipende, alcuni sono impermeabili, ma sono comunque più delicati di un ciclocomputer, si può eventualmente montare una specie di sacchetto apposito che impermeabilizza lo smartphone. In caso di cadute, i ciclocomputer poi resistono molto meglio, in primis perché sono più leggeri, e questo è un altro punto a favore dei ciclocomputer, e poi perché sono costruiti proprio per resistere agli impatti. In quelli di ultima generazione hanno vetri Gorilla Glass, resistono veramente bene, si possono anche montare delle cover in silicone aggiuntive per migliorare ancora di più la resistenza. Infine il problema del riflesso: quando c'è il sole forte i ciclocomputer continuano a leggersi molto bene perché hanno uno schermo opaco simile a quelli dei tablet apposta per la lettura, quindi non c'è nessun problema di riflesso. I smartphone invece, come sappiamo bene, quando c'è il sole forte anche con la luminosità al massimo può essere difficile leggere correttamente lo schermo. Vediamo gli ultimi punti, l'estetica. Sicuramente il ciclocomputer è più bello da vedere sulla bicicletta, anche perché esistono tantissimi tipi di staffe che sembrano quasi integrarle dentro il manubrio, sono molto pulite, insomma è più bello da vedere. I supporti per telefono sono meno diffusi, ce ne sono essenzialmente meno sul mercato, quindi vanno un pochino adattati alla bicicletta, e poi avere una cosa così grossa sul manubrio a me sinceramente piace molto di meno che un ciclocomputer. Veniamo poi al capitolo costo. Il ciclocomputer va acquistato quando si vuole iniziare ad andare in bicicletta, non è una cosa come uno smartphone che abbiamo già, e bisogna mettere in conto di spendere 200, 300, 350 euro, anche di più a seconda dei modelli. Qui conviene veramente spendere qualcosina in più, avere un buon prodotto piuttosto che prendere un qualcosa di difficile lettura e di difficile utilizzo. D'altro canto, lo smartphone è vero, ce l'abbiamo già, quindi non c'è nessuna spesa da fare se non quei pochi euro per comprare un'app specifica per allenarsi. Però se cadiamo e lo rompiamo potrebbe essere un problema, soprattutto se abbiamo un telefono di ultima generazione che costa magari più di 1000 euro. La mia opinione è che se avete appena iniziato ad andare in bicicletta, uno smartphone va benissimo per cominciare a monitorare gli allenamenti, basta comprare una staff e magari un programma come Komoot che permette di pianificare le uscite e monitorare tutto quello che si sta facendo. Se invece siete ciclisti un pochino più evoluti, volete qualcosa di specifico, un ciclocomputer è la soluzione migliore, è super resistente, ha una durata della batteria lunghissima, esteticamente anche molto più bello ed è pensato proprio per questo scopo. Magari potreste farci sapere, rispondendo al sondaggio sull'app, quale tipo di device preferite utilizzare sulla vostra bicicletta nelle uscite. Per oggi è tutto, mi raccomando un bel like, condividete questo video con i vostri amici, commentate qui sotto facendoci sapere le vostre esperienze e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!